La signora Jen sta guidando un pullman senza freni pieno di bambini. Penny, tu ed Elvis andate con Phoenix. Io prendo Mercury. Ricevuto, Sam. Ecco, ora tutti quanti a Pontypandy compreranno qui la frutta. Chi ti ha dato la patente? Giri a sinistra! Attenta, più avanti c'è il molo! Giri a destra! Non piangere, Lily! È ancora meglio delle montagne russe, dammi retta! L'ho già detto prima, non mi piace la velocità! Sinistra o destra? Sinistra! Destra! Oh no, oggi è martedì! E allora? Il martedì c'è il ritiro del cartone! Di qua! No, di qua! No, di là! No, andiamo di là! No! Oh. Uff. Parlarmi di probabilità. Io voglio la mia mamma! Adesso provo a salire! Ho spento il motore, ma siete comunque senza freni e state andando dritti verso le rovine! Elvis, devi subito agganciare una fune al pullman per rallentarlo! Vuoi dire? Esatto! Prendi il tuo lazzo e raduna il bestiame, cowboy! Adesso premi il freno, Penny! Invece a me sembra proprio così, credimi! Ce la farò! Stavolta vincerò io! Oh, aspetta! Dove stai andando, cavallino? Cavallino! Ah! Ah! Aiuto! Oh, no! Il cavallo è bloccato nel fango! Chiama il pompiere Sam, Sara! Proverò a stimare la nostra posizione usando la mappa! È bloccato su un cavallo, impantanato in una profonda pozza di fango. Norman è bloccato su un cavallo impantanato in una profonda pozza di fango! Ricevuto, signore. Dica a Ellie di prendere Phoenix, ci incontreremo lì. Dobbiamo salvare un animale, quindi tu dovrai venire con noi, Lizzie. Ok. E credo che mi servirà anche qualcun altro. Arnold! Andiamo! Forza! Ellie, spegni la sirena. Non vogliamo che il cavallo si spaventi. Ricevuto, Sam! Non è così che vanno le cose in televisione!
Avvicinati più che puoi. Io porterò Norman al sicuro, poi dovremo imbracare il cavallo. Arnold, riesci a tenerlo buono? Io? Ce la puoi fare, Arnold. Senti, non devi preoccuparti di niente. No. Tranquillo, Norman, ti ho preso. Phoenix ti porterà fuori di qui. Beh, quando dico Phoenix, tecnicamente sto parlando di un veicolo fuoristrada 4x4. Corrente, Anna. È più forte di quanto pensassi. Ci sta trascinando lontano dalla terraferma. Questo significa che siamo del tutto fuori rotta. Sei sicuro di non esserti fatto male? Sì, tranquilla. Adesso cerchiamo di... Tu non stai bene per niente, vero? È la spalla. Mi sono strappato il muscolo. Non riesco a pagaiare. Allora dovresti smettere di farlo. Oppure peggiorerai. Che facciamo adesso? C'è la colonnina d'emergenza sull'isola di Pontypandy. Ci sono dei razzi dentro. Tu resta qui. Ci penso io, Ben. Fa attenzione, Anna! Siete venuti per la mia pubblicità amplificata? No, abbiamo visto i poster di Mandy. A che ora dovrebbero tornare, Sam? Non dovrebbe mancare molto. Chiedo a Penny se per caso li ha avvistati. Novità, Penny? Sono tutti qui per dar loro il bentornato. Ancora niente, Sam. Spero che non siano nei guai. Brava ragazza! Vedo un razzo! Devono essere Ben e Anna. Temo che siano in pericolo. Un razzo di emergenza è stato lanciato dall'isola di Pontypandy. Un razzo d'emergenza è stato lanciato dall'isola di Pontypandy! Penny, prepara Neptune. Elvis sta arrivando. Illustrate l'isola! Io continuo a controllare in acqua! Ma che bella serata tranquilla, Charlie! La trattoria va a fuoco! Fermi, aspettate! Chiamo Sammy il pompiere! Bip, bip, bip! Bip, bip, bip! Scansione in corso! Via libera in cucina! Il capitano Steele ha finalmente rinunciato a rubare le mele caramellate. È proprio lì dietro, Elvis. C'è un incendio alla festa dei bambini, presso la trattoria. C'è un incendio alla festa dei bambini presso la trattoria! Possibile. Forza! Facciamo come dice Penny!
La porta è bloccata, sono intrappolati sul retro. Elvis, prendi la manichetta, io utilizzerò il piede di porco. Pompiere Sam, ossigeno 100%. Pronto, Elvis? Pompiere Pronto, Critic. Sam. Ossigeno 100%. Fate tutti indietro! Uno alla volta! Prendete la mia mano e camminate accocciati! Così, Mandy! Vieni verso di me! Dove sono Sara e James? I bambini sono in salvo, signore. Tenga tutti lontano finché non avremo domato le fiamme. E diciamo addio alla serata tranquilla. Scusa, zio Sam. Eravamo così impegnati a competere tra di noi che... abbiamo messo tutti quanti in pericolo. Ricordatevi che le candele devono stare sempre a distanza di sicurezza dalle altre cose. E tenetele sempre d'occhio. Possono appiccare un incendio in un attimo. Ma qui ho qualcosa che vi tirerà su. Le mie mele caramellate. Sì! Sei stato bravo, Elvis. Oh, sì, ben fatto, Cridlington. Sapevo che ce l'avresti fatta. Bene, riposo, ragazzi. Torniamo alla stazione. Beh, non ci resta che vedere come se la cava Mike. Ciao, Pontipandi! Sono orgoglioso di presentarvi il nuovo membro della mia band. Ecco a voi il mago delle sei corde 2000! Ah! C'è un posto che conosco dove si salutano tutti. Il nuovo membro della tua band non è bravo quanto Elvis, non credi? Lo sarà! Mandalo al massimo, Joe! Oh, oh cielo, oh cielo! Oh no! Questo Elvis non lo farebbe assolutamente mai! Papà, devi scendere! Qualcuno chiami subito il pompiere Sam! Il robot chitarrista di Mike Flood è andato fuori controllo e ha dato fuoco al palco. Il robot chitarrista di Mike Flood è andato fuori controllo e ha dato fuoco al palco! Elvis, tu ed Ellie con Jupiter. Penny, tu e Arnold con Venus. Io arrivo con Mercury. Arnold, portate tutti al sicuro. Elvis, vai a spegnere il generatore. Benny, occupiamoci del fuoco. Ricevuto, Sam. Sam. Generatore spento, Sam. Non credo che il mago delle sei corde 2000 arriverà mai al suo assurdo. State tutti quanti indietro. Sì, da questa parte dovete stare almeno a 5,5 metri di distanza per essere al sicuro. Missione compiuta! Sì! Mi dispiace che il mio robot abbia causato un incendio, Sam. Ecco, è così che si gioca in attacco. Ed è così che si gioca in difesa. Beh, qui non c'è più niente da fare. Potremmo anche andarcene a casa. Ed è così che si fa una rovesciata. Oh, 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 la mia schiena! Questa pizza puzza un po' di bruciato. Un po' troppo di bruciato. Oh no! Aiuto! È fuoco! È fuoco! Goal!
parco di Pontypandy. C'è un incendio al parco di Pontypandy! Penny, dobbiamo spegnere il fuoco dal fondo della collina. Elvis, Ellie, fate uscire tutti quanti dallo stand. Ossigeno 100%. Fortunatamente stanno tutti bene. Quando c'è un incendio su un pendio, è molto importante trovarsi al di sotto delle fiamme, perché il fuoco e il fumo si spostano velocemente verso l'alto. Mi dispiace, pompiere Sam. E scusi anche lei, bella lasagna. Volevo solo guardare la partita, ma mi sarei dovuto concentrare di più sulle pizze. Ti capisco bene, Norman. Dopotutto, io sono un'appassionata di calcio tanto quanto te. Davvero? Forza, manichette incendiarie! Forza, manichette! Oh! Oh! Gol! Sì! Mamma mia, è davvero bravissima! Posso avere un autografo? Sì! Mi dispiace rovinare i festeggiamenti, Norris, ma ti sei dimenticato della nostra vecchia regola. Chi vince paga la cena. Che cosa hai detto? Aiuto! Attento, Sam! Questo tunnel si allaga spesso, è molto pericoloso. Aiuto! Tranquilla, Mandy! Sto arrivando! Stai bene, Mandy. Bevi un po' d'acqua. Grazie, Penny. Non mi sono fatta male, ma sono scivolata. E sei finita in un crepaccio. Che cosa ne pensi, Penny? Non posso tirarla su. Non c'è spazio per tutte e due. Dobbiamo trovare un'altra strada. Cos'è questo rumore? Due esperti sono meglio di uno. Che cosa sta succedendo laggiù? Sento il capitano Steele che lavora sul carrello ferroviario. Oh, le saranno spuntate le ali da pipistrello e sarà appesa a testa in giù. Povero pipistrello Mandy. Moose, per caso hai una mappa delle grotte? Sì, proprio qui. Ecco le grotte. Percorrono la montagna in questo modo e le vecchie miniere si addentrano nella montagna in quest'altro modo. Si avvicinano molto le une alle altre. E qui è dove è intrappolata Mandy. È tutto pronto grazie a due esperti. Ma servono anche due guidatori. Allora, chi viene con me? Tra noi due, l'esperto in salvataggi sei tu, Norris. Penny, riesci a sentirmi? Penny! Sam! Eh? Siamo qui! Sam! Laggiù! Stai indietro, Penny! Resta dietro di me, Mandy! Sta tremando tutta la montagna! Sta tranquilla, Mandy, è Sam!
Non c'è niente di rotto. Ti verrà solo un bel livido. Grazie al cielo, meno male. Si può sapere che stavate combinando qui? Ci stavamo solo allenando. Bene, spero che vi siate riscaldati prima di cominciare. Beh, io... E l'abbiate fatto gradualmente. C'è un incendio boschivo vicino al mulino. Un incendio boschivo vicino al mulino. Aspettate! Dove pensate di andare tutti? Nessuno di loro è nelle condizioni di lavorare. Ma c'è un incendio in un bosco. Temo proprio che tocchi a noi due prestare soccorso. Cosa? Oh, sì, noi due. Vado a prendere l'elmetto. State indietro, per favore. I soccorsi arriveranno presto. Dov'è il resto della squadra? Te lo spiego dopo, Sam. Ora siamo qui e siamo pronti all'azione. Bene, allora. È ora di spegnere questo incendio. Voi due prendete le manichette. Ah, io lo disperdo. Incendio poteva essere domato facilmente se voi non aveste perso i battifuoco. Scusaci, pompiere Sam! Con questo caldo torrido è di vitale importanza spegnere i piccoli incendi prima che si propaghino. Non avrei dovuto lasciarli soli con quel fornello acceso. Questo è vero, Trevor. Oh, non c'è niente di meglio che uscire dall'ufficio e spegnere un bell'incendio. È d'accordo con me, signore? Esso! Assolo! Da mente! Sì. Si sente bene, signore? Mi sembra a corto di fiato, vecchio mio. Povero me. Ma che è successo qui? È il programma di allenamento del capitano Boyce, in forma e splendenti. Sì, qualche esercizio innocuo, ecco tutto. Come innocuo? È innocuo se non si esagera. Il capitano Boyce è un vero esperto in questo campo, Sam. Sono certo che ti farà una dimostrazione. Non è così, signore? Beh, io... Che ne pensa di cominciare con delle flessioni? Per farci vedere come si fanno. In forma e splendente, signore. In forma e splendente. Non mi piacciono i treni fuori controllo e che vanno in fiamme. Ti prego, fa qualcosa, Normax. Ok, Normax farà una telefonata alla mamma. Dirò ai miei amici alieni di venire qui col mio dispositivo di comunicazione interstellare. Ci salveranno! Quella è una scarpa, Norman! Norman, non è il momento per... Shh, sono al telefono! Portami sopra il treno, Tom! Tranquillo, Sam! Normax, guarda! Ha funzionato davvero! Oh, è un vero UFO! UFO! Alieni! Norman! Shh, mi sto nascondendo dagli alieni! Scusa, Sam! Dobbiamo ritornare al centro di salvataggio e aspettare che la bufera sia finita! C'è troppa neve qui fuori! Ho trovato la neve! Fammi scendere qui, Tom! Bell'atterraggio, Sam! Davvero impressionante! Un alieno è atterrato sul tetto! Thank you.
sapevo. Mi dispiace tanto, Sam. Così imparo a mettermi uno scatolone sulla testa. Vuoi dire un casco da astronauta, Garrett? Già. Venite fuori, le nuvole si stanno diradando. Mi dispiace di averti fatto quello scherzo, James. Non ci avevo creduto, lo so che gli alieni non esistono. Oh sì che esistono, uno è venuto a casa mia ieri notte. Davvero? Sì, era un omino verde con 7 occhi, 11 tentacoli, un paio di baffi viola e... Oh... Zio Sam, le batterie sono a posto. Molto bene, James. Hai completato il gioco del pompiere Sam. Urrà! Ora ho bisogno di silenzio per finire questo. Siamo tornati! Zio Sam, ho visto qualcosa che non va. Ma non è dentro casa. Che succede, James? C'è un incendio sulla montagna. E dove si trovano gli esploratori? Meglio avvertire la caserma. C'è un incendio sulla montagna di Pontypandy. C'è un incendio sulla montagna di Pontypandy. I sentieri sono troppo stretti per Jupiter. Dovremmo prendere Venus. Usiamo l'idrante, Penny! Dobbiamo contenere il fuoco! Ci penso io! Ce l'abbiamo quasi fatta, Penny! Ma ci servirebbero dei rinforzi! Resisti, Sam! Sto arrivando! Ottimo lavoro di squadra! Con questa nebbia è complicato! Sarà come cercare un ago in un pagliaio! La visibilità è limitata! Quindi riducete la velocità e proviamo prima a vedere a est dell'isola di Pontypandy! Passo! Dove stiamo andando, papà? Possiamo aiutarli a trovare Tom! Peggio di quanto mi aspettassi. E la corrente è molto forte. Sento un motore. Sono qui! Aiuto! Sono qui da questa parte! Sul radar non vedo niente. Il radar potrebbe non captare un piccolo gommone. Tenete gli occhi e le orecchie ben aperti. Non possono sentirmi. Oh! Ehi! Mi sentite? Sono qui! Ehi! Sono da questa parte! Ehi! Cosa non darei per essere sul mio elicottero? Allora, il vento soffia da nord-ovest. La marea cambierà tra 3 ore circa. Inoltre c'è una corrente di acqua fredda. Qui! Tom dovrebbe essere proprio qui. E Sam invece lo sta cercando di qua. È il punto sbagliato! Sbagliato! Sam,
Jamie, passo! Charlie, ti ascolto! Dovete cambiare rotta! Tom si trova a ovest dell'isola di Ponti Pandi ed è molto distante dalla riva! Ne sei assolutamente certo, Charlie? Ho pescato laggiù per anni, Sam! Ne sono sicuro, come lo sarebbe qualsiasi altro pescatore! Penny, Ben, avete sentito, Charlie? Cambiamo rotta! Ricevuto, Sam! Tenetevi forte, ragazzi! Tom si trova davvero dove hai detto, papà? Lo spero davvero, Sara. Lo spero davvero. Non so quanto riuscirò a resistere. Oh, è un motore. È una barca. Ehi! Sì! Amici miei, mi avete trovato! Sei salvo, Tom! Oh, grazie, ragazzi! Pensavo che avrei dovuto nuotare molto. È tutto merito di Charlie. È stato lui a trovarti. Ehi, ciao a tutti! Grazie, Charlie! Se non fosse stato per te, sarei ancora in mare. Sei mitico! Alla fine non è stata una giornata così terribile. Nostro papà è il migliore! È il papà più mitico di tutti! Quelli che sono d'accordo, suonino la sirena! L'allarme inizia a suonare. Sam sa sempre cosa fare. Se nei guai ti caccerai, sempre Sam tu troverai. Su forza chiama Sam.